Ciao a tutti amici, sono il vostro Giuseppe Paolo e in arte Sol Galera 93, benvenuti alla collezione di dischi parte 7. Ci siamo lasciati con un sacco di tempo fa a quest'altro video, che è la parte 6. Oggi torno e vi mostro oggi dischi che sono tutt'altra cosa. E sì, ho altre cose da mostrarvi, ma tranquillo che li recupereremo con più calma. Direi questo giro di partire. Di cominciare col disco per eccellenza, i Discordia con Triptech. Allora, questo disco qua l'ho conosciuto attraverso questa marca di disco che vedete qua sotto, Transcending Obscurity, la marca di CD. Allora, questo disco sembrava un black death metal molto molto depressivo, e invece no, questo quando ho ascoltato un saccaccio bello. Diciamo che riprende un po', diciamo che prende un po' tipo molte band di quel genere lì che però carburano a tutta, cioè non riesco a trovare una spiegazione per questo CD, però sta bene, però una cosa che dico è tanta roba. Diciamo che anche i testi di questa band non è male, perché c'è tutto. Allora, le tracce mi sono piaciute tutte quante, un po' meno attraente è stata la numero 5, The Wisp. Questa non è stata un granché, però quando ho ascoltato è molto molto depressa, invece questa traccia qui, invece il resto carbura. Tanta roba, grandi discordia. Arriviamo con un altro disco, la band Arthur Toured Soul on the Evil Night. Questo disco qui. Questo, tanta roba. L'ho ascoltato, è un death metal, è un death metal alternativo, tra un death metal, un qualcosa attraverso il doom. Oddio, lontano verso il doom, però un death metal, un metal dettonico, sì, poi ci sta. Allora, tanta roba. Diciamo che questa band mi ha dato una grande soddisfazione. Vabbè, comunque è americana, ma eccezionali, questa qua la band. Non mi dico da dove viene questa band, però il disco del 2016, marca di disco Poor Steel Record. Beh, una buona marca di disco innanzitutto, dai. Queste sono le tracce. Mi piace tanto la copertina come è disegnata, anche dietro con sfumato bianco e nero, sembra quasi fatto con una matita, però il CD e le canzoni qui dentro sono un sacco, cacchio belle. Sono eccezionali, mi sono piaciute tutte quante. Soprattutto la mia preferita di tutto è la numero 3, che è Black Dragon. Eccezionale, questo disco, tanta roba. Consigliati anche loro a Tortured Soul. Oh, andiamo anche a questa band invece, che si chiama come il me, come, come, me, come, come il mese, ma ha anche un titolo. L'album Ursa della band, chiamata come il mese, novembre, sono una band di tutto italiana, più di tutto da quello che vi dico, perché da dove viene questa band io non lo ricordo, però mi ricordo che è italiana, grandissimo. Non voglio uscire il libretto, perché dentro sta scritto da dove provengo in realtà. Aspettate un attimino, vi faccio anche il CD, che è bellissimo, tanta roba. La band italiana, questa band viene da, c'era addirittura scritto, questa veniva, non c'è scritto dove venire.
Ah, di Verona. Eccoli, eccoli, eccoli. Di Verona sono questi. Allora, tanta roba. Questo CD prima di tutto USA. Perché vabbè, ho ascoltato anche gli altri. Questo è un metal, diciamo, un metal molto molto ascoltabile. Melodic metal tranquillo, però si ascolta con una bellezza. Allora, tutte le canzoni in realtà mi sono piaciute. Belle tutte quante. Ursa soprattutto, perché è quello che proprio richiama l'album a sé. Però molto bella, vi dico un'altra cosa, Oceans of Aftercons. Questo CD, anzi, vi dico tutto, sono belle tutte quante. Proprio queste due sono state le mie preferite. Sono in realtà le mie preferite. Ah, soprattutto anche The Roses. The Rose. Beh, tutto quanto il CD di questo. Marca e disco. Pageville. Marca e disco. Paceville Record. Mamma mia. Tanta roba. Cioè, questa band viene solo di Verona. Però è il disco. Arriva in il disco arriva dalla United Kingdom UK, c'è scritto qua sotto in piccolino Made in United Kingdom. Qui vabbè, tanta roba questa band, diciamo consigliatissima, tanta roba anche loro. Arriviamo a un disco black metal che è, diciamo che non me lo sono neanche aspettato quando l'ho ascoltato. Però questo è un remastered del 2013, perché il primo è stato fatto nel 1993. Adesso la copertina Demul Morti, la matrice di disco, vi presento questa band che si chiama The Eye, ovvero gli occhi. Ed ecco qua, l'album si chiama Supremacy. Questa band è di genere black metal, però diciamo leggermente depressivo, no, non tanto depressivo come che ti fa calare l'umore così su dei piedi, ma è un CD, diciamo, spettacolare, vi dico, sto dando questo spettacolarissimo. E infatti, allora, vi dico un'altra cosa. Questo disco, se ve lo ascoltate, troverete il primo, quello è stato fatto nel 1993. Lo trovate addirittura sul canale, cioè, su YouTube. Lo trovate pure. Però ve lo consiglio. Eccezionale. È un bel black metal, però non è tanto. Però non è tanto, come dire, come detto prima, non è tanto depressivo. Cioè, sì, questo è un black metal, diciamo, che si fa ascoltare. Questo è tanta roba, raga. Id Hire, tanta roba. Black metal, però, diciamo, è un black metal pulito. Non sporco, ma pulito. Questo è. Soprattutto il remastered. Allora, qua invece arriviamo a una mezza discografia. Qua abbiamo gli Epic Land. Uno dei dischi che intanto vi faccio capire chi è. Parto da uno dei primi, quindi ne mostro ben tre. Abbiamo Madman and His Angel. Allora, con tutto vi dico una cosa, le copertine di questo CD, di questa band, me lo sono fatte io da solo perché non si trovano. Si va soltanto a scaricare la musica e basta. Ma io però, più che scaricarli, scaricarsi sono soltanto questo CD. Gli altri due invece me li sono comprati da Amazon, per forza, da Amazon Music. Me li sono comprati, soprattutto che vi mostro quali sono. La prima è 19 tracce e sono. Allora, questa band, ragazzi, è tanta roba. Gli Epic. Non è una band, diciamo che è una one man band. Perché c'è questo ragazzo che si chiama Ernian Svensson, che è, non so, è vocale, ma suona tutti gli strumenti. Eccezionale, ragazzi. Una band così mai sentita, ma è tanta, tantissima roba. Tanta.
Poi anche questo, la copertina, vabbè, qualcosa, le copertine davanti si trovano di questi band, si trovano le copertine davanti, ma il resto che non c'è, perché come potete vedere, vi faccio vedere un'altra cosa, dietro ho dovuto farmelo io, questo CD, dischi, perché non si trovano gli originali in realtà di questo, non si trovano, sono soltanto le canzoni da scaricare e basta, perché vado a cercarmele. Ha cercato di comprarmi questi CD su Amazon e da qualche parte che ce li ha, ma non ce l'ha nessuno. Quindi sono introvabili. Oh, poi quest'altro qui, questo invece è un istrum, questo invece è una questo CD invece degli Epic Land Song from Ancient Times. Questo invece è un album, diciamo folcloristico invece, perché richiama. Io dicevo che richiama la foresta a sé. Questo è un album. Questo, diciamo, questo si può ascoltare attraverso quando fa tipo feste folcloristiche, no, queste cose qua. Questo CD è tanto bello, raga. Come vedere, ecco qui. Non sono fatto io, c'è sempre lui. Tanta roba questo. È bellissimo, ma vediamo un altro capolavoro. Questo CD invece è fantastico. Bound for the Greenness del band Epicland. Bellissimo lui, bellissimo questo. Bellissimo tutto. Allora, vi dico una cosa, questa band come genere sono epic folk black metal. Fantasticamente eccezionale. Però raga, questa band si fa sentire. E questa qua che dava sempre quel ragazzo là che è tutto quanto full strumentale. Però è un disco molto consigliato. Oh, questa band la potete ascoltare soltanto su Amazon Music. Li potete ascoltare. Epicland. Ci sono tutte e tre i CD. Poi quel più scaricabile, quel che si trova soltanto di più a scaricare, quel che si trova di più a scaricare è il CD, quello che ho fatto sapere prima, Magdemen of Angel. Sì, anche questo consigliatissimo. Arriviamo ad un'altra band, che direi proprio di partire dal principale, e sono gli Aversos Crown. Il primo è questo. Servitude. Che cazzo si chiama? Servitude, tanta roba. Band di genere brutal death metal. No, oddio, no, più che brutal è più che brutal invece è death metal. Vai vieni in mezzo. Ora ti dico brutal death metal, però un po' una via di mezzo, sì. È tra un brutal death metal, però fortissimi. Questi, per me, qualche cosa si fa pure capire questa band. È allora, eccezionale, soprattutto. Eccoli qua, tac. Questo Pro CD non ha una marca. Questo Pro CD non c'è una marca. Se devo essere onesto, io questo qua c'è una via di marca in mezzo. Di una cosa ci sono Summerland, marca come marca di disco. Qui sopra al codice a barra. Summerland, vabbè, una via di mezzo. Dai, ci sta. Ci sta. Secondo lavoro di questa band è Tyrant. Allora, Tyrant di Aversos Crown, anche questo mi è piaciuto tantissimo. L'ho comprato questo disco del 2014. Ecco, questi invece hanno la mia marca di disco preferita, Nuclear Blast. Nuclear Blast, gli diamo tutto. Allora, ho scoperto questa band. Una cosa, gli Aversos Crown li ho scoperti quando si titola quando è uscito questo CD. Attraverso la canzone Hollow Planet, che è proprio la prima.
Allora, Hollow Planet, quando ho visto quel video, ci sono tre chitarre, ho una, sono due sette corde e una otto corde. Ma raga, questo album è micidiale un botto. Per farvi capire che non scherzo. Olè. Guarda che figata, innanzitutto lo xenomorfo che sta qui. Tanta roba. Il terzo album, sempre da questo scalone, è Xenoside. Anche questo, prima di questo, sono stati lanciati due singoli, un singolo che si chiama Erebus, che lo troviamo anche qui su questo CD. La canzone Erebus, che ha pronunciato l'arrivo di questo CD, che è del 2017, sempre marca Nuclear Blast. Disco epico. Questo come Tyrant spinge tantissimo, soprattutto anche per un'altra cosa. Le canzoni qua sono un sacco, sono molto, le sono abbastanza toste. E diciamo che quella, allora, tutto l'album in realtà mi ha sorpreso di questo, però quello che mi ha sorpreso di più di canzoni sono Prismatic Abyss, Erebus e un'altra, The Oracles of Existence e anche Misery. Questo CD vale la pena di ascoltarlo come Tyrant. E arriviamo all'ultimo lavoro che hanno fatto su Crown, perché non so se arriveranno con un altro disco. Questo altro CD invece si chiama Hell Will Come From Us All, ultimo lavoro di Avessus Crown. Marco che basta anche lui, ed è un CD tanta roba anche lui. Su questo dico solo, allora, la canzone proprio ufficiale che la troviamo anche qui scritta, Hell Will Come From Us All, anche qua è tutta canzone di cui troviamo anche il titolo dell'album, lavoro del 2020. Allora, la canzone che è proprio ufficiale, che sta proprio qui, col titolo dell'album, diciamo che mi ha sorpreso tanto. Non per qualcosa, ma diciamo che questo in realtà è un album che si fa tanto, tanto, tanto sentire. Anche questo è stato molto, molto amato, sto CD. Ah, pure un'altra che mi è piaciuta è Sorrow Never Sleep e The Final Journeyman. Tanta roba. Questo CD, anche questo, merita. Manco di farla apposta. Questo vi ho fatto vedere. Questo mi è arrivato e sono stato di tua felicissimo. Mi è arrivato l'anno scorso. Il CD dei Saur Origins. Non vi dico che cos'è questo CD. Richiama l'atmosfera. Diciamo che è un atmospheric black metal. Atmospheric black death metal, ma molto molto epico. Io quando ho sentito qui, ho detto prima di comprarmi questo CD, lo voglio ascoltare. Un lavoro di questo tipo non si è mai sentito. Sì, è vero, è un atmospheric black metal, ma fantastico. Oh, ci ho visto un official video che si chiama proprio Origins su YouTube. Ci ho visto il video di questo. Raga, è fantastico. Ci ti vedi questa band con accanto il lago, le montagne. Durante un periodo di pioggia, poi. Il periodo che hanno scelto, pioggia, tuoni. Ma vieni in mezzo sul video, raga. Tanta roba, questo qua. E vi consiglio di ascoltare anche gli altri CD di questi qua, che sono Aurora,
Ci sono tanti altri che si chiamano così, ma fantastici. Mamma mia, andate ad ascoltare. Soprattutto questo CD che è un lavorone. Guarda, questo è fatto proprio all'animo aperto. Che brutto, guardate qua, posso farvelo vedere anche dentro. Cioè, nel video, voi mettete questa immagine qui e stampatela su quel video sul video che vedrete della canzone Origin. Ah, comunque marca il disco Sense of Mist. E questo, ragazzi, merita proprio questo, merita la visione. Questo so, merita in pieno. Bellissimo. Io questo CD l'ho provato al 100%, l'ho provato perché è un disco che si fa sentire bello e mi piace un botto. Allora, qua arriviamo a un black metal che è una roba incredibile. We Are the Apocalypse dei Fresh dei We Are the Apocalypse dei Dark Funeral. Questo lavorone del 2002. Di black metal, questo è quello che si può sentire di più. No, io ricordo tutti gli album di Dark Funeral, ma tranne uno che fa. Non è stato niente piacevole, che è Vobiscum, che si chiama Vobiscum. Ma quello è sconsigliatissimo, quell'album là fa cacare. Il resto invece si può ascoltare. Anzi, se voi partite da Dark Funeral, vi consiglio dall'album Angelus Sexula Pro Eternus. Fino in poi, fino arrivare a questo. Questi li ho tirati, vi consiglio di più di Dark Funeral. Non esiste altro. E questo CD, signori cari, merita la vostra attenzione. Beh, tanta roba, soprattutto Guard Apocalypse, Leviathan, Nightfall. Guarda, tanta roba. Questo CD è da premio Oscar. Come lo è stato l'album. Come si chiama quell'altro? Non mi ricordo. Where Shadow Forever Regno. Porco Giove. Bellissimo. Oh, allora, io di questa band adesso vi mostro gli album che ho ascoltato di più nella vita. Tantissimo. Che sono i CD che mi è piaciuto. Mi sono piaciuti. Questa band, quando l'ho scoperta, ormai per me ne è rimasta. Sono rimasto a cuore aperto. Parlo degli Aerion. In questo caso, il primo disco che vediamo qui, Into the Electric Castle. Allora, questo è un lavorone che nasce in collaborazione con un sacco di cantanti delle band, che va a formare questo gruppo, Aerion. L'idea di questo è Anthony Arshel Lucassen. E vi faccio anche un lavorone, che poi vi mostro una cosa su un CD che mi è uscito con un. Che cosa mi è uscito con uno di questi dischi degli Aerion. Non potete manco capirlo, ragazzi. Vi dico soltanto questo. Questo CD, se lo ascoltate, sembra che veramente vi porta all'interno di questo castello immaginario e trovate temi musicali che cantate su questo CD. Sembra che ogni stanza che apre di questo castello sembra che vi porta a ogni parte del mondo, come sta scritto, come sono state scritte le canzoni qui. E vi porta in un bel viaggio, raga. Soprattutto Time Beyond Time. Qua incontriamo un personaggio che quando è stato fatto questo progetto Aerion si va a scrivere una cosa. Che poi anzi, che poi vi prendo, anzi, che vi prendo pure dietro a questo. Electric Castle Live e The Outer Tale. C'entra con questo. C'entra con questo CD. Io vi consiglio di comprarlo questo, perché ci sono due CD live, due CD
da ascoltare, due CD da ascoltare. E in più c'è anche il DVD. Voi trovate questo che c'ha due CD e un DVD. Se vi vedete il DVD di questo e capireste questo qui. Vi dico soltanto una cosa. I personaggi che vedete qui dentro hanno un ruolo attraverso questo CD. Hanno un ruolo. C'è chi si fa chiamare l'Egyptian, c'è chi si fa chiamare il Romano, il guerriero, c'è il guerriero romano, c'è il guerriero quello delle crociate, c'è chi si fa chiamare addirittura The Future Man. The Future Man è il personaggio storico che si trova all'interno di questo CD, all'interno di alcune canzoni, che è proprio quella che mi ricordo di più, poi non mi ricordo qual è l'altro canzone in cui presenta The Future Man. Time Beyond Time, qua ragazzi vi porta. Futume vi porta attraverso un viaggio, come se fosse un viaggio attraverso il tempo, cosa dite questa canzone qui. E il live che sta qui ve lo fa capire se vi guardate il DVD. Ve lo fa capire. Ragazzi, un lavoro così bello non si è mai visto in tutta la vita. Questo soprattutto. E non c'è persona. Non c'è azione che regge, lo giuro, dico soltanto questo. Anche questo qui, Universal Migrator, parte 1 e parte 2. Stessa cosa, poi vi immaginate di viaggiare attraverso i mondi. Universo migratorio, migriamo attraverso gli universi. Allora ragazzi, io qui non è che scherzo, qui il progetto Aerion con questa band qua si fa capire tantissimo con le canzoni. Cioè, vi porta in un viaggio, vi porta a viaggiare. Io questi dischi li faccio anche ascoltarmi attraverso il computer, ma su YouTube mi faccio anche ascoltarmi oltre che averci il CD quando mi funziona YouTube, quando mi funziona internet. C'ho addirittura lo stereo qua e me li ascolto. Ma ragazzi, perché abbiamo due parti di dischi: The Dreams Sequel, disco 1, e disco 2, Flagged of the Migrator. Allora, qua. E qua sono due cose perfette. Ecco, adesso l'universo migratorio, c'è una canzone che si chiama 2084. 2084, la traccia numero 3 del primo CD. Mi fa arrivare al futuro, mi fa arrivare col passare degli anni. L'universo migratorio, però, da una parte arriviamo a un anno lontanissimo. Questo CD, ragazzi, io lo adoro tantissimo. Oppure Dragon on the Sea, Dragon of on the Sea. Tanta roba questo. Dragon on the Sea. L'album Universal Migrator. Raga. Ottimo, tutte le tracce sono fantastiche, tutte quante, sia del primo disco che del secondo. Infatti, come vi ho detto prima, vi porta a viaggiare attraverso gli universi, perché se no il titolo non avrebbe senso. Universal Migratory ti fa questo disco qua, se lo comprate, ascoltatevelo sempre con attenzione, come lo è per questo. Ascoltatevi questi due dischi degli Aerion con attenzione, anzi vi do il terzo, quello che vi dovete ascoltare, il terzo che vi dovete ascoltare, vi do che cos'è. È Transitus, che è questo, due CD, ma questo CD Transitus contiene una storia. Anzi, se mi aspettate un attimino, è uscito con questo CD, c'è uscito questo fumetto, perché mi sono comprato addirittura il vinile, sì, che c'è uscito questo fumetto, ma riguarda questo CD. Allora, vi dico di più, è un fumetto in inglese. Io non è che tanto lo capisco l'inglese, però sto vedendo, poi volta che lo sfoglio, ogni parte di questo fumetto appartiene a ogni traccia del disco, dei due dischi che sono rinchiusi qui, che è rinchiuso qui dentro. È un disco con fumetto da premio Oscar. Questo fumetto vi esce col vinile, in realtà, se volete comprarvi
dovete avere il fumetto. Vi consiglio di comprare il vinile, vabbè, lo tenete in collezione se non c'avete, se non c'avete un lettore vinile, però se ce l'avete, fortuna. Vi consiglio di comprare il CD. Comunque, c'entra. Questo fumetto è stato scritto comunque anche dal sempre da Anthony Angelo Lucas, se ne fate story by of Story and script by Anthony Asher Lucassen, sì. Front album cover David Later, sì, infatti. E un po' che c'è scritto sopra: An Epic Aryan Adventure Transitus. E riguarda questo. Ci rendetevene conto? Cosa c'è voluto per fare? Gli Aryan cosa cazzo hanno combinato? Tanta roba. Un attimo, ragazzi. Ah, ok. Subito. Partiamo avanti. Dragon Rider, Scepter of Dominations. Per aspettare questo CD che è che devo uscire, che è stato arrivato nel 2020, sì. Adesso due marchi di dischi che sono Dark Lore e Storm Spell. Ecco qui c'è anche il QR code. C'è il QR code se volete vedere cosa nasconde. Io poi questo cerco di scoprirlo. E vabbè, album comunque vi dico una cosa. Album eccezionale. Prima che arrivasse questo CD è stato lanciato un singolo che qua però non ci troviamo. Oddio, sono stati lanciati in realtà due singoli. Uno lo troviamo, ma l'altro no. The Grand of Action War. Non mi ricordo se si chiama così oppure no. È stata una canzone con questa immagine di copertina che però non è arrivata qui su questo CD. Poi è stato un remastered, in poche parole. Innovata, però quell'album lì e con il singolo Lone Rider hanno annunciato l'arrivo di questo CD. Comunque anche la canzone ufficiale Scepter of Domination, tanta roba, ne parlo ufficialmente e questa band a me mi ha dato soddisfazione tantissimo, approvatissimo, ecco vi consiglio anche loro di ascoltare. Sa che siamo arrivati da un periodo a Natale. Da quando ci ho fatto l'unboxing natalizio, di cui ci sono nascosti quei due dischi, i tre dischi degli Aryon. Vabbè, anche questo CD ormai ne devo parlare. Majestica A Christmas Carol. Scusate un po' l'interruzione. Allora, la storia è come quella di Scrooge, come avete sentito qui, che odia il Natale, però qui vi porta a sentire anche qui la storia di come va Scrooge a odiare il Natale fino a quando poi lo incontra il fantasma di Marley fino a raggiungere a incontrare anche i tre spiriti del passato, presente e futuro del Natale fino a quando diventa buono. Ormai conosciamo anche la storia, chi ha visto il film di Christmas Carol capirebbe cosa sto parlando, e questo CD ne parla da morire tantissimo. Storia che ormai se abbiamo visto il cartone animato, anche il filmato, quello è andato giusto. E concludiamo con un disco death metal che a me mi ha fatto impazzire tantissimo. Questa band, i Chaos Hypnosis con God of Chaos, tanta roba. Questo quando l'ho ascoltato è stato un qualcosa di. Non trovo le parole per descriverlo. Anzi, una parola sì, tosto. Soprattutto che mi ha sorpreso di più. Mi sono piaciute tutte le tracce di questo album. Quelle che mi ha sorpreso di più sono Serpent in the Flame e poi la cosa ufficiale God of Chaos. Allora, questo CD, io anche questa bene ve la consiglio. Consigliatissimo, e mi raccomando, quando ascoltate,
cercate di darci dentro. Oh, questa band comunque è della Polonia, però hanno registrato in Italia attraverso i distribuzione Andromeda Punishment 18, che sta in una sala di registrazione che sta in Italia, verso Milano, in poche parole. La band tramezza e c'è chi viene dalla Germania, Austria, Svizzera, Francia. Tanta roba, però uno è della Polonia addirittura. Vabbè, con la marca di disco che però sono arrivati è la Defense Record. Io con quest'ultimo disco concludo qui questo video. Spero che vi sia piaciuto. Come detto prima, il sito del canale c'è in su perché ve ne porto altri. Mi raccomando, arriviamoci. E mi raccomando, vi ricordo, come detto prima, di iscrivervi al canale perché è importante, perché con me, perché mi aiutate a crescere con i video. Quindi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ah, e ritornano anche le live su Twitch. Perché sulla live su Twitch che continuiamo a fare, vi spiego con cosa è successo a mia sorella con la Play. È stato un casino. Quindi, ragazzuoli, ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bella a tutti.